con noi Alessandro Meluzzi. Eccoci qui. Buonasera. Mancava una persona equilibrata in questa trasmissione. Sempre in battaglia, ma è equilibratissimo. Persona appunto, che espone le proprie idee, punto e basta. Espone le sue idee ovunque, in qualsiasi trasmissione, ovunque venga invitato, con grande forza, con grande determinazione. Qual è il problema, Parenzo? Cioè, non riesco a capire. Ho detto semplicemente poi mancava una persona equilibrata. Con allora, buon senso. Davide, spero che il dottor Parenzo vorrà interloquire con me civilmente. Una persona irenica come lui, che riesce sempre a trovare, come dire, motivo di pace, di compromesso e non di invettiva. Una persona ormai. Ma che c'entra l'invettiva? Fa parte anche della civiltà. Ecco. L'invettiva, diciamo, il parlare forte, il parlare chiaro, il parlare in un certo modo, fa parte della qualità. C'è una qualità che io credo Davide Parenzo, con profondo conoscitore biblico, conosce, che è la parresia. La qualità dei padri della Chiesa, che è quella del parlare con chiarezza. Esatto. Sia il vostro parlare sì, sì, no, no, dice il Vangelo di Matteo, ogni parola in più è opera del demonio. Quindi questo concetto è un concetto molto basta importante. Non dire troppe cazzate, questo non allora, è il Vangelo secondo Parenzo. Io voglio capire una cosa, Alessandro. Allora, si parla molto del razzismo degli italiani, lo dico così un po' per ridere. Gli italiani razzisti, il razzismo che monta, no, il razzismo che episodi cresce. Di razzismo, no, intere manifestazioni fatte in nome del razzismo che cresce per colpa naturalmente di questo governo di estrema destra, episodi ce ne di sono. Un personaggio. Ce ne sono o no episodi? Con grande pacatezza. Allora, ma ci sono o no episodi? L'uso della parola razzismo è un uso totalmente improprio, perché il razzismo è una teoria ben determinata pseudoscientificamente e storicamente, e di cui citerei un autore importante, che è Arthur de Gobineau, che è un autore assolutamente che sostiene la superiorità di alcune razze su altre. Bene. E quindi direi che qui il razzismo non c'entra proprio nulla, perché è un argomento, questo è un argomento fuori discussione. Ma non c'entra niente, le razze. Dai. È tutto sbagliato, proprio le premesse. Semmai dovremmo parlare, nel caso di cui parlano coloro che parlano di razzismo, come abbiamo detto è una stupidaggine, di un altro fenomeno sociale ben studiato dagli psicologi di comunità e dai sociologi, si chiama xenofobia, cioè il timore dello straniero. La xenofobia in Italia sostanzialmente non c'è mai stata, anche perché ma non, no, ci ma certo. Non ci sono mai stati grandi fenomeni migratori, però coloro che hanno studiato la xenofobia sanno che quando si superano certe soglie di tolleranza, che hanno a che vedere col numero dei migranti, con l'incidenza di reati commessi da migranti, con la percezione di insicurezza diffusa, allora montano fenomeni, come dire, che più di xenofobia definirei di ansia, di preoccupazione e anche di paura, spesso tutt'altro che irragionevoli, bisogna dire, se calcoliamo i numeri. Ecco, scusami Alessandro, ma questa storia del marocchino, no, che ha investito là, qualcuno dice non bisogna pronunciare la parola marocchino. No, ma che c'entra? Quanti incidenti stradali avvengono? Io posso essere anche d'accordo col fatto che noi non pronunciamo la parola marocchino, però non dobbiamo neanche più dire andrangheta calabrese, cosa nostra siciliana, camorra napoletana, sacra corona unita pugliese, gianduia piemontese. Cioè, se non possiamo più contestualizzare nella storia gli eventi, perché il fatto che... Ma quali eventi? È stato un incidente stradale terribile da un signore ubriaco o drogato? Ma che, allora, quanti ce ne sono? Che c'entra? Che uno spacciatore che era stato coinvolto... L'incidente? Scusami Meluzzi, però. Vedi, no, però fammi dire. Vedi cosa vuol dire luoghi comuni? Stai dimostrando... Mamma mia. Stai dimostrando... Scusami Meluzzi. Non voglio parlarti sopra. Stai dimostrando, purtroppo, cosa vuol dire luoghi comuni. La Camorra è un'organizzazione criminale, è la mafia maghrebina. Sì, ma non ha come peculiarità quella di compiere incidenti stradali. Ma come fai a essere così sciocco? Lo fate apposta. Di droghe. È una peculiarità degli spacciatori. Ma vedi cosa vuol dire luoghi comuni? Mi stai dimostrando. Andare in giro uccidendo le persone. Ma che cosa vuol dire? Ma la domenica sera i nostri ragazzotti che vanno nelle discoteche magari bevono un bicchiere di vino in più ed è più facile che tirino sotto qualcuno che non il marocchino. Abitualmente non ci sono marocchini che compiono incidenti stradali. Abitualmente. Vedi che dici delle sonore stronzate. Strade, lo vedi o no? Ma purtroppo il Parenzo grida e non dice cose. Ma non è che grida, mi incavolo quando contribuisce a diffondere dei luoghi comuni stupidi. Mi piace, ma per favore, Cruciani, riprendi il timone. Perché allora, non scusami, Alessandro, c'è un'altra cosa. C'è quella ragazza. Ma digli che è un luogo comune, però. Ma quello che pensa, diglielo se almeno pensa, tu. Basta,
pensa. Ma non se pensa. Allora, Valenzo, io la invito a prendere le statistiche delle compagnie assicurative e le statistiche degli incidenti in Italia. Cosa dimostra adesso? Anche gli incidenti stradali. Bene. Quanti sono anche provocati da marocchini, da persone clandestine in Italia? Quindi fammi senza capire. E senza patente. Ma dai. Ma io non so che glielo dica. Ma dai. Quindi fammi capire. I marocchini compiono incidenti stradali, poi fanno gli stupri, poi. Fatti da persone clandestine, la fiera dei luoghi comuni, senza assicurazione in Italia, lo vado a vedere, non glielo dico io, lo vado a vedere. Il prossimo luogo comune, forza, avanti, dai. Vado a vedere i numeri, dai. Non il luogo vai comune, a vedere i numeri, vedere no, vai a vedere i numeri. Quali numeri? Ma di cosa parla? Vai a vedere i numeri. E sono clandestini. Allora, c'è un'altra cosa, c'è un altro elemento. Ma non hai numeri neanche tu, non hai un cazzo di numeri. Vediamoci qui la prossima volta, vediamo questi numeri dei marocchini senza patente. Perché dici cazzate? Dici stupidaggini, dici. Vado a vedere. E contribuiamo, ma diglielo anche tu. Dice notizie false. Ma dice lui, ma tutte opinioni, ma un fatto c'è o no? Tutte opinioni, dice lui. Dice lui. Che deve recitare la sua parte. Dice lui. Dice, forza, avanti. Mi faccio delle domande. Allora, c'è un'altra. Ma quali domande? Ma non hai un dato che sia un dato? Che domande? Hai appena detto che i marocchini girano senza patente. Faccia delle domande, per allora c'è un altro, c'è un altro elemento. C'era c'è questa ragazza che è spuntata con dei cartelli contro, anche feroci contro Salvini durante la manifestazione di sabato, e adesso però un po' frigna dicendo oddio, sono stata messa al pubblico ludibrio da Salvini sul suo social, sui social, eccetera eccetera. Beh, amica mia, però se tu vai lì con un cartello, cioè, esposto, il cartello è feroce, i commenti vanno bene. Ma no, ma i commenti vanno malissimo. I commenti vanno bene. La generazione che è quella del 68, in cui si esibivano cartelli, si facevano gli uomini segni. Non c'erano i soldi quando eri sessantottino, le hai passate tutte. Quando eri sessantottino, aspetta. Quando eri sessantottino, aspetta, fallo finire. Fallo finire, dai. Non so che senso abbia, però, parlare. Dimmi, Alessandro, dimmi, dai. Cioè, devo dire che se uno si assume la responsabilità di prendere una posizione, di esternarla con un cartello, evidentemente se ne assumerà tutta la responsabilità. Anzi, dovrebbe essere contento che i contenuti del suo messaggio venissero veicolati a molte persone. Poi ogni persona è libera di esprimere le opinioni che vuole sul messaggio che è veicolato in quel cartello, ci mancherebbe altro. Assolutamente. Questo fa parte della dialettica. Però uno della si assume poi la responsabilità. Fa parte della dialettica. Ma soprattutto Peluzzi, se uno espone un cartello sempre in una manifestazione. Quella si chiama manifestazione, non segretezza. L'hai esposto in una piazza quel cartello, non nel successo personale. E quindi è normale che quel pensiero espresso, associato ad un'immagine, possa diventare di pubblico dominio. Non ci vedo, è un problema di logica. Questo, è normale che il ministro dell'interno prenda. Ma cosa c'entra il ministro dell'interno? È ministro dell'interno. Perché l'ha messo su. Tu, Meluzzi, sai una cosa: sei sempre stato con il culo al caldo con la maggioranza di questo paese. Sempre, in tutte le fasi della tua vita, sei l'espressione massima del mezzo. Mainstream del pensiero comune. Guardi, ma per favore, Parenzo, ma devo dire, mi spiace, anche perché Parenzo, io mi rendo conto, deve rendere conto dei suoi datori ma di lavoro. Ma quali datori di lavoro? Ma di chi parli? E quindi capisco che deve squittire, come ho detto una volta. Però scusami Alessandro, sempre dalla parte, sempre con la maggioranza. Parenzo sostiene che il ministro degli interni non può postare la foto, non può postare di su una Facebook cittadina, la foto di una, ma però va a una manifestazione, va a una manifestazione, dai. In un paese in cui una associazione della magistratura, una delle componenti della magistratura, presenta il suo congresso a Latina con una vignetta di Vauro, in cui c'è un magistrato togato che getta la toga sulle spalle di un migrante clandestino, perché di questo si tratta, e che poi inizia il suo congresso in un tempio sikh, in cui i magistrati si mettono un turbante sikh in testa, in cui di fronte alla presunta neutralità ed autorevolezza della magistratura, io devo dire che considero queste manifestazioni, altro mi sono di te, un attentato al decoro dell'ordine giudiziario. Ma tu sei un attentato al decoro in generale. Magistrato con un turbante in testa o con uno scolapasta, ma neanche con un cappello da prete, perché questo è un attentato all'idea di laicità ed autorevolezza della legge, che deve garantire tutti. Quindi questo problema delle garanzie, se i magistrati, che sono il supremo ordine, che dovrebbe garantire la civile convivenza e la legge,
si spinge a queste dimensioni, cosa vuol dire fatto? Che c'è qualcosa che non funziona. Cioè fare il congresso nel tempio sì che è un problema. Per cui per te non è un problema? Per te non sì. Con i magistrati con il turbante. C'è qualcosa che non però funziona. Però per te altro che il ministro degli interni che si difende dall'accusa di essere un fascista e un delinquente semplicemente neppure esprimendosi, ma esprimendo la posizione di colui che l'ha attaccato frontalmente. Non siamo ammesso quel cartello e dopo hanno attaccato quella ragazza e chi se ne frega, non leggesse il Facebook di Salvini, non leggesse il Facebook di Salvini. Lui consente che a casa sua la maggioranza di governo, il ministro dell'interno, nella dialettica democratica ognuno esprime quello che vuole. Hai I finito. Magistrati si esprimono dicendo che il governo legittimo di questo paese è un governo che sta violando le leggi del diritto umano e del diritto internazionale. Dai, il ministro degli interni avrà il diritto di difendersi semplicemente facendo vedere quelli che dicono quello che dicono. Ma questo non lo dicono solo i nostri magistrati, lo dice anche l'alto commissario per i rifugiati. Meluzzi, ti puoi informare? Meluzzi, io della sinistra che fa sempre valere. Ma quale quello che dico io va bene, quello che fanno gli altri non va bene. Meluzzi, l'alto commissariato per i rifugiati dice le stesse cose dei nostri, di alcuni magistrati. E di questo sentimento di superiorità gli italiani sono strastufi e lo si vedrà alle elezioni europee, lo eccolo si vedrà qua. Anche più avanti. Vabbè, con chi ti candidi tu? Stufi del doppio pesismo moralista. Con chi ti candidi tu? Che ha una presunzione di superiorità morale. Ma e che vuole ridicolizzare gli avversari. Allora, è la negazione della democrazia. E quando questo arriva fino nel cuore con chi dello ti candidi? Ce lo dici? E la credibilità della magistratura e la sua autorevolezza. Con chi si candida, Meluzzi? Parenzo vuole sapere con chi ti candidi. Si è rotto nello stato di con chi io mi sono rotto i coglioni di sentirti, ma con chi ti candidi? Dovrebbe astenersi nei giudizi che riguardano, per esempio. Ciao Ale, ma con chi si candida? Parla di figa, per favore.